finalmente si aprono le danze per uno degli eventi più attesi del palinsesto estivo di Mazara del Vallo. Stiamo parlando della festa del pane e della pasta, proprio qui a Borgata Cossiera. Come potete vedere, i suoi vicoli sono già colmi di visitatori e turisti provenienti da ogni angolo della provincia e non solo. Ma andiamo a vedere insieme. Salve ragazzi, siete di Mazara del Vallo? Sì, di Costiera? Di Mazara. È il primo anno che voi partecipate alla festa del pane e della pasta? No, tutti gli anni veniamo. Oh, complimenti! Che cosa gradite di più dell'evento? Un po' tutto, la località, quello che fanno la gente del posto, comunque gli stand e anche pubblicità per Mazara. E allora, per questi stand, che cosa stiamo degustando? Un panino con panelle e patatine per mia figlia. Lei viene spesso a questo evento? Ogni anno. E tra gli stand di Borgata Cossiera mi trovo con la presidente Valerie Pellicane proprio qui, perché ha una causa molto importante da raccontarci. Infatti tutto il ricavato di questa sera andrà alla nostra associazione. Abilmente Uniti è composta da tutti i genitori di ragazzi disabili. Questa sera faremo la padellata con la pasta, che avverrà in una cottura particolare perché la pasta verrà cotta nel suo stesso sugo. Avremo anche del miele locale fatto da ape nere siciliane. Che è un presidio, se non vado errata, slow food. Quindi ragazzi, accorrete assolutamente, perché oltre a mangiare bene farete anche un grande contributo alla causa. Sì, ai nostri ragazzi. Grazie mille. Valerie. E oltre allo street food locale, Borgata Cossiera ospita l'EMPA e siamo qui con la presidente Loredana Zummo. Ci dica lei per quale motivo siete qua? Noi siamo qua perché comunque è una manifestazione grande, importante come la festa del pane e della pasta di Costiera. Anche noi nel nostro piccolo vogliamo dare aiuto sempre ai randagi, che a Costiera si sa ce ne sono tanti, quindi sarà nostra cura nell'immediato futuro mettere a disposizione un distributore di croccantini che noi forniremo, così i randagi avranno un posto dove mangiare. Quindi praticamente verrà riempito e verrà messo insieme a un contenitore pure per l'acqua. Quindi questi randagi mangeranno e berranno. Questa cosa è venuta fuori grazie adesso che c'è comunque la differenziata. Prima i randagi, si sa, si nutrivano, ahimè, presso i cassonetti dalla spazzatura. Questi che adesso non ci sono più, e allora noi come animalisti, quindi col nostro cuore, abbiamo acquistato questi distributori che metteremo in vari punti della città, appunto fra Costiera e Mazara. C'è da dire che nonostante la sensibilità nei confronti degli animali negli ultimi anni sia cresciuta, continua ancora ad esserci un alto tasso di inciviltà, se così possiamo chiamarlo, nei confronti degli animali. Quindi ben vengano iniziative come quelle che promuove l'EMPA. Assolutamente sì, purtroppo ancora non c'è il concetto qua in Sicilia, Mazara, comunque tutto il sud, di cane componente della famiglia. Ancora il cane viene trattato come una bestia che è l'ultimo degli animali. Non è così. Per la legge italiana gli animali d'affezione, cani, gatti, sono stati dichiarati esseri senzienti, quindi sono equiparati all'uomo, hanno gli stessi nostri sentimenti, gioiscono, soffrono, piangono, tutto quello come l'uomo, lo stesso vale anche per gli animali. E come potete vedere alle mie spalle, a Borgata Cossiera non soltanto street food, abbiamo anche il gruppo folcloristico, proprio per ricordare le radici rurali e culturali di Borgata Cossiera. Amore,
Pantaleo, insieme al suo gruppo folk di Mazara, Val di Mazara. Come è stato partecipare e continuerete ancora a partecipare qui alla festa di Borgata? È il primo anno che noi partecipiamo a questa bella manifestazione che sta ravvivando questa Borgata, siamo felici di essere qua. Noi come gruppo folk, ovviamente il gruppo folk si sa rappresenta un po' le tradizioni del posto in cui vive, in cui orbita, quindi noi rappresentiamo le tradizioni della vita contadina di un tempo, tant'è il nostro abito già denuncia questa cosa, e nonché anche le tradizioni marinare, che abbiamo dei canti coreografati che speriamo di poter fare una di queste sere, se non questa sera domani sera su un palco, quindi che richiamano appunto alla tradizione marinara di Mazara del Vallo. È stata molto gradita già la vostra prima esibizione, continuerete ancora per i vicoli di Borgata Costiera? Stiamo facendo questo itinerante e cercando di ravvivare un po', che già è ben viva, di ravvivare un po' la serata. E alla prima serata della festa del pane e della pasta avremo ormai degli ospiti fissi, perché amatissimi dal pubblico di Borgata Costiera e non solo, Toti e Tontino, con un bellissimo spettacolo. Volevamo fare i cantanti, sì. Come mai, perché? Perché una mattina mi sono svegliato, capisci perché? Perché una mattina tu pensi di fare una cosa e allora a questo punto lui interviene, però quando ci hanno detto dovete fare uno spettacolo a Foggia, allora noi ci siamo organizzati perché qui siamo a Foggia, giusto? No, Foggia è un politico che è qua. E si chiama Francesco Foggia, ma non è di Foggia. Il paese Foggia qua. No, è il patrono lui, è un po' quasi un po' di paese. Allora quindi non è Foggia della Puglia qua. No. Dove l'hai portato? Alla contrada Borgata Costiera, dove c'è a Foggia. Ho capito. Scusate, ma sono entrato un po' in confusione. Quindi, siccome il nostro sogno era quello di fare i cantanti, esatto, non ci siamo riusciti, Totino però è riuscito a diventare uno dei più grandi ballerini. Diciamo che lo definirei lui che è un étoile. Che l'ho capito. E io sono il suo partner, ecco tutto. È veramente una gradita presenza la vostra, perché ritornate spessissimo. Quanto siete affezionati a questa festa e soprattutto cosa vi piace di più? Allora, io non voglio parlare di questa festa. Io non posso parlare di questa festa. Io posso dire che noi siamo affezionati e innamorati della nostra terra siciliana. E siccome Borgata Costiera di Mazara del Vallo è siciliana, noi siamo innamorati della Sicilia. Poi una festa che parla di pane e di pasta, figlia mia, io mi trovo a disposizione. Anzi, un poco di carne c'è. Sì, sì, troverete qualsiasi cosa, anche i gruppi folcloristici in giro insieme ad altri danzatori. Bellissimo. Adesso rivolgo però la mia attenzione a Totino, che l'avevo anche un pochino trascurato. Che cosa ci dobbiamo aspettare questa sera, oltre alle nostre grasse risate a cui siamo affezionati? E che ti volevo dire? Il grosso delle grasse... No, stavo scherzando. Insieme sin dai tempi dell'oratorio presso i Salesiani, nel 92 poi cominciate la vostra splendida carriera e riempite le piazze ogni tappa dove andate. Ma sempre tu che devo dire? Ma voi volevate fare cantanti? Ripeti. Come mai volevate fare cantanti? Allora, noi volevamo fare cantante perché non vogliamo più parlare, vogliamo solo cantare. Da ora in poi cantiamo, da ora in poi. Ma Crocetta ha detto questa parola, entourage, l'ho sentito. Lascia stare. È stata la nostra vergogna. Come sarà? Cioè, avere il presidente, l'ex presidente della regione analfabeta, e noi ce lo portavamo in tutto il mondo e sapevano che avevamo un presidente analfabeto. Era analfabeto.
vedi che non si dice Ina, si dice Ana, vabbè pure quello, però comandante dell'alfabeto non sapeva scrivere. Sapeva scrivere. A chi? Sì, tu ti è laureato. Ah, è uno che è laureato si firma Cagrocetta, si firma. Uno che è laureato mette nome e cognome. Però Cagrocetta, basta. Scusa. 6 mesi per scrivere le parole, 3 secondi per squittare sì. Come potete vedere alle mie spalle, la gente è accorsa numerosa, non soltanto per assistere allo spettacolo che partirà alle 21.30 e che vedrà tantissimi ospiti come i comici Francesco Scimemi e Carlo Caneba, ma anche per assistere per la via del Borgo agli stand, alle specialità enogastronomiche e a cantanti e ballerini di strada. La festa del pane e della pasta è possibile realizzarla anche grazie al contributo di tantissime aziende, di sponsor che hanno collaborato affinché tutto fosse alla perfezione, fosse realizzato, e una di queste è proprio FAO 37, qui presente abbiamo Anna Monachino. Anna, raccontaci un po' della tua azienda, della vostra azienda. La nostra azienda nasce un anno fa, è una gastronomia di pesce, pescheria e ristorante. E da noi si possono trovare dei piatti pronti da portare a casa e da consumare anche in spiaggia, perché ci siamo organizzati con la preparazione di paste fredde, insalate di riso e quindi c'è questa comodità da poter sfruttare. E anche al ritorno dalla spiaggia non c'è bisogno di dire ma chissà che faccio stasera, perché puoi trovare la qualsiasi. Dove siete ubicati? Siamo nella zona di Tonnarella, sulla via Bessarione, e quindi è una strada di passaggio sia all'andata che al ritorno. E offrite insomma tutte queste pietanze. Mi dicevi che la vostra specialità è il pesce, la stessa che avete portato nello stand qui a Borgata Costiera. Sì, soltanto il pesce. Lavoriamo come pescheria, quindi il pesce fresco, e poi come ristorante, basta che si tratta di pesce lo prepariamo in qualsiasi maniera, il pesce crudo, ostriche, cozze, lasagne di pesce. Qui abbiamo portato la nostra frittura. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare quello che è il pesce povero e lavorarlo mettendoci veramente il cuore e trasformarlo in svariati modi. E qui abbiamo stasera invece, anziché soltanto la frittura, abbiamo portato anche la pasta con le sarde e le sarde in agrodolce. Che meraviglia, Anna, lasciatelo dire. Quindi se non avete tempo di venire alla festa del pane e della pasta, potete comunque sempre fare un salto a FAO 37. È un'altra importante attività che ha dato il suo contributo alla festa del pane e della pasta è sicuramente Spilio, e qui abbiamo Veronica. Ciao Veronica. Buonasera a tutti, scusate la mia voce, ma con gli sbalzi di temperatura si è abbassata un pochino. Allora, voi siete presenti nel territorio non solo di Mazara, ma anche di Marsala, Portanova, e a Mazara siamo in piazza Mocarta. Che cosa offrite qui questa sera a Borgata Costiera? Allora, questa sera noi offriamo soltanto i nostri hamburger di manzo, di pollo con panini fatti nostri e patatine con tutti i fritti misti. E poi nei nostri punti vendita deliziamo anche i nostri clienti con le pizze. Ho capito Veronica, quanto è importante partecipare a questa festa per voi sia ragazzi e che per l'azienda? Beh, per noi oltre a essere un trampolino come pubblicità è anche un'opportunità che si presenta per tutti i tipi di, in tutti i campi, quindi va bene così. È stata veramente una bella esperienza, anche se ci sarà ancora questa sera, tutta questa sera e tutto domani, per noi è stata veramente una bellissima esperienza. E siamo con Marco Alagna, un'altra azienda, un'altra attività che ha deciso di contribuire alla realizzazione di questo magnifico evento, la festa del pane e della pasta. Chiediamo subito a Marco come mai ha deciso di far parte di questa grande famiglia presente proprio anche col suo stand. Sì, buonasera a tutti. Premetto col dire che dall'inizio di questa manifestazione
ho deciso di sposare e di condividere l'iniziativa, perché ritengo che qualunque iniziativa, qualunque manifestazione di questo tipo possa solo giovare al nostro territorio, e quindi che ben venga questa e tutte le altre. Sicuramente questa è una manifestazione che traccia una linea sulla comunicazione, che venga fatta attraverso la conoscenza della nostra cultura, della nostra ricchezza culinaria, e questa ne è un esemplare rappresentazione. Allo stesso modo, noi che ci occupiamo di telecomunicazioni riteniamo di essere in linea comunque sul concept di questa stupenda manifestazione. Ricordiamo ovviamente che Marco Alagna rappresenta la TIM. Sì, rappresentiamo la TIM, i gestori, i principali gestori di telefonia mobile, operiamo nel settore dal 94, quindi sono entrato nel 25esimo anno di attività e speriamo di continuare così ancora. E un'altra ditta presente qui questa sera a Borgata Costiera è la macelleria Prenci. Qui abbiamo il responsabile Francesco Raspanti. Quanto è importante essere presenti questa sera? È molto importante, perché tutte le aziende che partecipiamo a Borgata Costiera mettiamo il nostro impegno, i nostri prodotti tipici di tutti, e speriamo che la gente si diverte. Noi rappresentiamo la macelleria Prenci in via Costiera, con la ditta Print Service, e questo è il secondo anno che partecipiamo. Siamo contenti, siamo soddisfatti, che devo dire, grazie a Ciccio Foggia, che è il nostro responsabile di tutto l'equipe, direttore, patron praticamente della festa e di tutto. Sì, e che devo dire, ringrazio il mio titolare che è Gino Prenci, è l'autore di tutta la partecipazione alla nostra. E che devo dire, in bocca al lupo per tutti e godetevi la festa a Borgata Costiera. E anche Antonio Maniscalco è qui presente alla festa del pane e della pasta con la sua ditta, la sua azienda, ricordiamolo. Amuri Cose di Sicilia. Che si trova? A Campobello di Mazara. Voi siete presenti questa sera con uno stand, che cosa offrite? Beh, offriamo degustazione dei nostri prodotti, che sono dei 4 infusi, più 2, un limoncello e un arancello, e dei vasettami. E siamo qui per promuovere la nostra azienda e per far degustare a tutte le persone il nostro prodotto. Come mai avete deciso di accettare di essere qui alla festa del pane e della pasta di Borgata Costiera? Cosa avete trovato di speciale in questa festa, appunto? Appunto, è una festa di Borgata speciale che offre a noi, che siamo una start-up come azienda, un po' di visibilità a livello non solo locale, perché ho visto già da ieri sera che c'è un pubblico abbastanza vasto di, chiamiamole etnie, perché inglesi, americani, danesi, tedeschi e anche persone del posto. Quindi quale miglior fiera poter fare per promuovere il nostro prodotto. E siamo col dottor Massimo Russo, che a breve salirà sul palco per ricevere un grandissimo premio, una grandissima riconoscenza, il premio Sulana d'Oro, un premio che nasce per l'impegno speso per la legalità, ma anche per l'interesse nei confronti del territorio, non solo mazzarese, non solo locale, ma anche dell'intera regione. Come ci si sente? Ma emozionato e contento per un riconoscimento che viene dalla mia comunità, che purtroppo ho lasciato ormai da oltre 20 anni, e quindi ritorno volentieri e volentieri, come dire, prendo atto del ricordo dei miei concittadini. E poi Costiera mi ricorda molto i miei zii, la mia nonna, la mia infanzia, e quindi torno a casa, torno tra la mia gente, e al di là del riconoscimento per quello che uno ha fatto, c'è il piacere di stare in mezzo ai propri concittadini e vivere con loro, attraverso loro, un momento dell'infanzia, che è sempre un periodo bello della propria vita. La festa del pane e della pasta è giunta quest'anno alla sua 4ª edizione. Anno dopo anno si sono aggiunti tasselli sia in termini di qualità, di cultura e di arte. Lei che cosa pensa di questa manifestazione?
Ma sicuramente è una bella manifestazione, è la prima che io vivo direttamente, ne ho sentito parlare, ho letto qualcosa, so che ci sono degli infaticabili organizzatori che hanno messo su quest'idea. Mi piace l'idea di fare una festa sul pane, che è in fondo l'alimento fondamentale, almeno per noi, un alimento fatto di cose semplici, acqua, farina, lievito, come dovrebbe essere la vita di chi con la semplicità vuole anche contribuire al cambiamento. Ecco, il pane è anche la metafora di un impegno civile, politico, che si fa appunto con le cose essenziali e ci riporta all'idea dell'essenzialità per costruire un futuro migliore quando magari il presente è complicato da vivere. E anche questa sera un sacco di gente, come sta andando la serata? Buonasera a tutti, questa sera ci aspettavamo una serata un po' più fiacca dato che ha piovuto un po', però le persone rispondono bene alla manifestazione e siamo contenti di partecipare a questo evento. Unitalza Borgata Costiera, che cosa rappresentate con il vostro stand? Allora, abbiamo approfittato di questa bella opportunità per fare conoscere qui a Mazara e a tutti coloro che vengono a fare visita e le attività che svolge l'Unitalza a Mazara. Qui ci sono le varie attività, la stampa su magliette, sulle tazze, e poi preparare le bomboniere solidali, in maniera che questi ragazzi disabili che hanno compiuto i 18 anni e quindi sono destinati a stare ghettizzati a casa senza poter svolgere nessuna attività, possono con le potenzialità che hanno, possono produrre e creare qualche attività lavorativa. E quindi l'unità si mette a disposizione. Ricordiamo anche che questi sono tutti prodotti in vendita, oltre che farli conoscere. Beh, è ricavato delle vendite? Dai ragazzi che hanno fatto questi lavoretti, si sentiranno bene, gratificati. E che continuerà quindi a finanziare questi percorsi didattici di inclusione e di integrazione. Esatto, è quello, l'obiettivo è quello, dare un motivo per uscire di casa la mattina, alzarsi e dire io ci sono. E siamo venuti proprio a cercarli dietro le quinte, Francesco Scimemi e Carlo Caneba, gli ospiti d'onore di questa serata Borgata Costiera. Che cosa dire, cosa ci aspettiamo per questa serata? Allora io stasera faccio Massimo Spata, mi travesto da Massimo Spata perché amo il pesce spada. Ah, non sei Massimo Spata? No, non sono Massimo. Mi chiamo Caneba, una Caneba al giorno leva il medico di torno. Sì, è un antistaminico il Caneba, prendetelo, 4 mg. È un antibiotico. Infatti dobbiamo assolutamente dire che Carlo Caneba è stata una piacevolissima sorpresa e che ovviamente il pubblico sta fremendo proprio perché aspetta la tua esibizione. Francesco Scimemi, ti abbiamo seguito in questi anni per la tua magia mista anche a comicità, cosa ci aspettiamo questa sera? Sempre le stesse cose, sempre quelle faccio io, magicomio da 40 anni. E comunque devo dire che la piazza è molto bella, è molto bella. Aprirà Carlo perché dice che ha quella... Tornare a casa. Sì, no, perché domani c'ha dei creditori che deve coprire e io invece rimango per evitare i creditori. Quindi vi aspettiamo Borgata Costiera e... No, vi aspettiamo. Sì. Certo, siamo tutti qua, già stiamo aspettando, anzi vi stanno aspettando. Siamo prontissimi, anzi io devo scappare perché tocca Vai. A me. No, dici sempre così quando devi andare in bagno. No, l'ho già andato. Già sicuro? Ho messo tutto, assorbente, tutto pronto, posso andare. Come assorbente? Che dici? Ma se non si dicono... Arrivederci. Borgata. Si usano. Festa del pane e della pasta. Festa del pane, del pane e della pasta. Pasta. Del carboidrato. Ciao. Non l'abbiamo fatta parlare completamente. Ciao tesoro. Ciao. Signore con la tigna con gli occhiali qua. Un utilissimo viaggio di nozze. Ma dove? In crociera. Ma che tu a crociera 40 anni fa? Tanto andavo tutti, eh?
amici. Oh. Quindi farò le cose un po' più lentamente. Ok, quindi per vedere se c'è vita, ma la vita non c'è. Il mercato enogastronomico di Borgata Costiera per l'ultima serata della festa del pane e della pasta. Ancora una volta numerosi sono i visitatori e i turisti, non solo per assaggiare le specialità che vengono offerte nei vari stand, ma anche per assistere allo spettacolo che questa sera vedrà un premio come quello di Sulana d'Oro, ovvero Catena Fiorello, ma anche esibizioni attesissime come l'attore comico Ernesto Maria Ponte e l'esibizione molto attesa dei Tintinnabula. Andiamo a vedere. Che cosa state offrendo? Allora, pizza, pane condito sia nero, 100% di Tumminia, pane condito normale, focacce. Quanta gente è accorsa in questi 3 giorni? Tanta gente, siamo abbastanza soddisfatti. Ragazzi, come sta andando questa ultima serata qui a Borgata Costiera? Benissimo, non ci stiamo a lamentare. Che cosa stiamo preparando? Stiamo preparando il panino con la meusa. Da dove venite? Da Mazara del Vallo. Ah, quindi piuttosto vicino, ma io l'ho assaggiato ieri ed era veramente buonissimo. Molta gente è venuta in questi 3 giorni? Sì, sì, moltissima, moltissima. E guardate chi incontriamo tra le strade di Borgata Costiera, le nostre presentatrici, tra cui Alessia Bell'Uomo e Alessandra Lamia, che stanno proprio assaggiando. Stiamo degustando un buonissimo piatto di bucatini con gamberetti e zucchine. Invece vedo che Alessandra ha fatto una scelta diversa. Una scelta diversa, io paccheri con i frutti di mare. Cosa prepara di buono? Marinara fatta come se fosse a casa. Quanti visitatori in questi 3 giorni? Tantissimi, tantissimi. Che cosa offrite? Salsiccia, kebab. Il classico cannolo siciliano, quanta gente qui questa sera? Molta gente, una bella festa, è stato complimenti veramente a Ciccio Foggia, anche l'organizzatore. Non ci aspettavamo tanta gente così e di produrre anche il nostro prodotto sponsorizzato per la festa del pane e della pasta. Quale azienda? Peccati di Gola e Dolce Tevere. Dolce Tevere. E tantissime sono le persone che scelgono anche di visitare il museo della pasta e del pane, inaugurato proprio il 4 agosto e sempre aperto per questi 3 giorni. Di buono. È una busiata con pesce spada, mandorle, melanzane, mentuccia e mollica tostata. Va bene, io con questa non resisto. Meravigliosi, cosa stiamo preparando? Cassatelle. Cosa c'è dentro? Ricotta e gocce di cioccolato. Quale azienda rappresentate? L'associazione Segesta Gastronomia. Cosa prepariamo di buono questa sera? Salsiccia, hamburger, stigliola e cosa abbiamo? E pancetta. Tantissima gente anche questa sera? Sì, moltissima, come 2 giorni fa, come all'inizio. È una bella esperienza, è già da 3 anni che siamo in questa manifestazione, ci fa piacere di essere qua.
7 agosto 2018, per l'ultima sera della festa del pane e della pasta, l'attesissimo Ernesto Maria Ponte, accompagnato da Clelia Cucco. Ernesto Maria Ponte, ti conosciamo come veramente artista poliedrico, però questa sera in versione di attore comico, cosa dobbiamo aspettarci? Ma un pochettino il mio repertorio da monologhista comico, quindi cercherò poi, insomma, la festa del pane e della pasta, insomma, toccherò sicuramente argomenti legati al cibo, anche perché guarda un po', insomma, diciamo che per il pane e per io sono un grandissimo sponsor dei carboidrati, quindi non mi posso tirare indietro. E sicuramente, insomma, giocherò tantissimo con l'aspetto alimentare, gastronomico, siciliano, tutte le sue sfaccettature e il rapporto che noi siciliani abbiamo col cibo, che è abbastanza, diciamo, forte, ecco, radicato. Direi di sì. Invece Clelia Cucco, che proviene, come parlavamo prima, insomma, da una formazione classica, mi dicevi? Sì, io vengo proprio da una formazione assolutamente classica dello stabile di Palermo e poi, insomma, si è creato così fortuitamente una coppia un po' strana. Attenzione, Ernesto, anche lui viene da una formazione, la scuola Gigi Proietti, assolutamente chapeau, però abbiamo unito un po' il suo teatro molto comico con il mio molto più regolare, ecco. È la prima volta per te a Borgata Costiera? Sì, sì, assolutamente, tra l'altro ancora spero di riuscire a farmi un giro perché è bellissima. E infatti te lo auguriamo, ora pensiamo di liberarli presto, ma un'ultima domanda ad Ernesto Maria Ponte. Questa festa sta tentando di riportare la periferia al centro, facendo leva soprattutto sulla enogastronomia, ma anche sull'arte e sulla cultura. Cosa ne ripensi riguardo a questo? Diciamo che la decentralizzazione a volte delle borgate negli anni un pochettino ha quasi tentato di isolarle. E devo dire che secondo me questa rivalutazione, non soltanto a Mazara del Vallo, ma in tante altre località che comunque hanno piccoli satelliti, come dire, vivi, che vivono e magari certe volte si distaccano dalla centralità del comune stesso, così rischiano proprio di perdersi totalmente. Invece credo che queste iniziative sono assolutamente giuste e riportano sicuramente vita in un posto come Borgata Costiera, che è sicuramente meritevole di questo. Grazie. Questa sera ultimo appuntamento con la festa del pane e della pasta ed è proprio per questo che si è deciso di chiudere in bellezza. Infatti a salire sul palco e a ricevere il premio sull'Anna d'Oro sarà la scrittrice già premio Elsa Morante Ragazzi 2018, Catena Fiorello. Benvenuta. Grazie per questo invito che io reputo, come dire, una giusta conclusione di una stagione fortunata per me e concludere, diciamo, con ricevendo un premio in Sicilia è, come dire, proprio un suggello importantissimo. Catena, con il premio sull'Anna d'Oro si vuole riconoscere l'attenzione che hai sempre avuto per la rievocazione del passato, della storia della Sicilia, ma anche per la tradizione culturale, popolare e rurale. Ed è proprio per questo che io ti voglio chiedere quanto è importante nella tua scrittura il ruolo della memoria. Penso che l'80% del materiale che io uso, sì, posso dire proprio uso per scrivere i miei libri, è materiale di memoria, anche perché la memoria è il, diciamo, la base su cui poi ognuno di noi crea il futuro, una vita che poi sarà. Quindi senza quello, se non avessi avuto un'infanzia fortunatamente trascorsa per metà tempo tra la campagna di Mongiuffi Melia, Gallo d'Oro, tutte quelle campagne intorno alle Toianni, che è un paese di mare invece, e probabilmente tante storie non avrei potuto raccontarle. Tra queste storie c'è anche l'importanza, per esempio, del pane, ed è forse, credo, di essere stata anche invitata qui per questo, perché comunque l'attinenza con uno dei miei romanzi, Dacci Oggi il Nostro Pane Quotidiano, e non solo, l'attinenza proprio della mia vita in un paesino, quindi in una, se vuoi chiamiamola anche in una periferia delle grandi città, Messina, Catania, Siracusa, ecco, ha avuto la sua parte
per poi portarmi fino a qui. Io ne sono davvero onorata. Catena, da molti anni la festa del pane e della pasta sta tentando di portare al centro la periferia, lo sta facendo attraverso l'arte, la cultura, ma anche e soprattutto l'enogastronomia. Ed era proprio questa la domanda che ti volevo rivolgere. Cosa ne pensi di iniziative di tal genere e quanto secondo te sia importante valorizzare il cibo nella nostra cultura e per la nostra cultura? E il cibo è, racconta, c'è un passo del mio romanzo Dacci Oggi il Nostro Pane Quotidiano che dice proprio questo: il cibo lega la vita delle persone, tutte le persone sono legate da storie che comunque hanno in una maniera, se vuoi, incidentale o anche proprio decisa, scelta, qualcosa che ha a che fare col cibo o che è cibo proprio. Quindi, per esempio, la storia d'amore tra i miei genitori ha un fil rouge che è quello del pesce stocco alla messinese. E qui c'è mia mamma stasera, e non so, la mia storia è legata al latte che andavo a prendere con mia nonna Catena la mattina da donna Peppina a Massara. Cioè, c'è sempre un elemento che lega il cibo alla vita delle persone. Quindi, ripeto, ne penso bene, perché posti che poi, ecco, adesso ci troviamo, questa è una, si chiama borgata, diciamo così, alla fine è una borgata, questa zona che è attaccata a Mazara del Vallo, ma che poi è, come dire, è una coda, no? Un'appendice, sì. Ho visto tanta gente, ho visto che la gente si sta divertendo, che c'è gioia, che c'è serenità, e alla fine noi diciamo portiamo questi eventi nella periferia, ma se non ci fossero le periferie, ma immaginate la noia dei centri città, cioè le periferie danno la vita e danno la scossa, per cui a volte si pensa di aiutare la periferia, ma forse è la periferia che aiuta i centri delle città. Sono assolutamente d'accordo. Tanti scrittori siciliani, tanto per citarne uno, Andrea Camilleri, dicono che stare lontani dalla Sicilia è una fonte di ispirazione per narrare della Sicilia o per scrivere per la Sicilia. È lo stesso effetto che senti anche tu? E proprio oggi è stata pubblicata una mia intervista sulla Gazzetta del Sud che diceva proprio questo, cioè io ho detto questo. Probabilmente non riuscirei a scrivere così bene di Sicilia se ci abitassi ancora, perché non avrei il giusto distacco, anche la giusta distanza per guardare. È come un amore che è stato e tu ne puoi parlare anche con lucidità. Abitandoci probabilmente sarebbe meno facile, quindi siciliani si rimane per sempre, pur abitando dall'altra parte del mondo, dell'oceano. Io abito a Roma, però penso di essere siciliana dentro, ma col giusto distacco per poterla ammirare, guardare e a volte anche criticare. Però io non critico la Sicilia, come si fa a criticare la Sicilia? Critichi chi magari non ha il giusto rispetto per questa terra e cerca sempre di cavarne qualcosa, un interesse economico, un interesse, diciamo, che ha un fine. Questa Sicilia dovremmo amarla senza ancora toglierle i vestiti di dosso, perché non ne può più. Diamo noi qualcosa alla Sicilia. Secondo me il siciliano dovrebbe tornare portando qualcosa alla Sicilia e non pretendendo di avere ancora qualcosa da lei. D'un ventre di una femmina nasci, femmina, pure io, e mi ne vanto. Femmina, come la terra, femmina, come la Madonna, e s'ammazza mia, e come si tradisce lo tuo stesso sangue. Grazie. Bravissima.